Vediamo un esempio, un paio di esempi di equazioni riconducibili a equazioni goniometriche elementari, ok? E poi vediamo un caso particolare, un metodo particolare per risolvere quelle sia in seno che coseno. Per esempio vediamo questa. Coseno di 2x uguale a meno 3 mezzi. Qui questa equazione sarebbe elementare se al posto di avere 2x qui avessi x. Quindi per risolverla come se fosse elementare, qua faccio quello che si chiama un cambio di variabile. Cioè il 2x lo chiamo per esempio t, o y, o z, gli do un altro nome. L'equazione diventa coseno di t uguale a meno radice di 3 mezzi. E questa è l'equazione goniometrica elementare che posso risolvere poi cerco goniometrico. Il coseno dell'angolo, stavolta l'angolo si chiama t, vale meno radice di 3 mezzi. Ricordiamoci che il coseno va riportato sull'asse orizzontale, quindi meno radice di 3 mezzi cade circa in questo punto, ok? Quindi sono due punti sull'asse, sulla circonferenza goniometrica, che hanno quella come ascissa, radice di 3 mezzi. Di conseguenza ho due angoli T1 e T2 che verificano questa identità, questa equazione. Il primo T1 vale 5 sesti di pi greco, cioè pi greco meno pi greco sesti. Il secondo T2 vale pi greco più pi greco sesti, 7 sesti di pi greco. Se voglio tutte le soluzioni devo aggiungere il periodo 2k pi greco. Attenzione, il periodo va aggiunto all'equazione elementare perché il periodo in t è 2 pi greco, in x il periodo è diverso perché x è la metà di t, ok? Il periodo devo aggiungerlo quando risolvo l'equazione elementare, questa, d'accordo? Ma fatto questo, risolto l'equazione coseno t uguale a meno di 3 mezzi, devo tornare indietro perché la mia incognita non è t, è x, devo risolvere questa equazione, non questa. Questa è un intermezzo, un passo intermedio, ok? Quindi mi ricordo che t è uguale al doppio di x, quindi t1 sarà il doppio di x1 e t2 il doppio di x2. Quindi le soluzioni che trovo, t1, cioè il doppio di x1, vale 5 sesti pi greco più 2k pi greco. T2, 2 volte x2, è 7 sesti pi greco più 2k pi greco, con k intero relativo. Quindi per avere x è sufficiente dividere per 2 questa relazione, è questa, ma devo dividere per 2 tutto, a sinistra e a destra dell'uguale. Quindi ho x1 che vale 5 sesti pi greco diviso 2, sono 5 dodicesimi di pi greco, più 2k pi greco diviso 2 sono k pi greco. E poi x2 la metà di 7 sesti, quindi 7 dodicesimi di pi greco più k pi greco. Ok? Queste sono le soluzioni principali tra 0 e 2 pi greco. Qualche testo, anziché
dare soluzioni tra 0 di pi greco e tra meno pi greco e pi greco. Quindi quella che noi abbiamo chiamato t2 l'avrebbe indicata come meno 5 sesti pi greco. Ma il punto è lo stesso, ok? È sufficiente prendere meno 5 sesti pi greco e aggiungere 2 pi greco e trovi 7 sesti. Meno 5 più 12, 7. Non cambia niente, d'accordo? È tutto chiaro? Se avessi avuto anziché cosine 2x, cosine x mezzi, per esempio, avrei dovuto non dividere per 2 ma moltiplicare per 2 per avere x, perché avrei detto che t è x diviso 2. Quindi per avere x avete dovuto prendere t e moltiplicare per 2. Ed è avuto un periodo sempre di più 4k pi greco. E via dicendo. Ok? Quindi cambio di variabili. Chiamo l'argomento del seno, del coseno, della funzione geometrica che ho in un altro modo. Risolvo l'equazione elementare associata e poi torno indietro per avere soluzione in x. D'accordo? Ok. Questo non l'avevamo visto anche l'altra volta quando abbiamo fatto questo esercizio. Ora vediamo un altro caso particolare. Supponiamo di avere a che fare con un'equazione lineare generale in seno e coseno, cioè dove il seno e il coseno appaiono alla prima potenza. Questo si presenta sotto la forma a per sen x più b cosen x più c uguale a 0, dove a, b e c sono coefficienti che a priori possono essere qualsiasi. Ok? Qui sono, in queste equazioni sono coinvolti sia il seno che il coseno. Ok? Quindi non è un'equazione elementare, perché non c'è un'unica funzione geometrica posta uguale a un numero o a qualcos'altro. Cioè non è né solo del tipo coseno né solo tipo seno, sono coinvolte tutte e due. D'accordo? Però ci sono almeno tre tecniche per risolvere questo tipo di equazioni. Io vi propongo la più semplice, quella che comporta meno calcoli. E si chiama metodo dell'angolo aggiunto. Cioè scriviamo la parte che coinvolge le funzioni goniometrica, questa, come un coefficiente opportuno, chiamiamolo R, per una funzione goniometrica opportuna, esempio il seno, di che cosa? Della x più un opportuno angolo, detto appunto angolo aggiunto. Quindi facciamo in modo di avere una funzione goniometrica sola, in quel modo riusciamo a ricondurci a un'equazione goniometrica elementare. Attenzione, questo metodo è applicabile se l'argomento della funzione coseno del seno è identico. Qui ho x, qui ho x. E qui anche. Ok? Se le due funzioni hanno argomenti diversi, questo non è applicabile. D'accordo? Quindi la chiave è individuare come deve essere fatto R, come deve essere fatto alfa, in modo tale che a per il seno di x più b per il coseno di x sia uguale a r se x più alfa.
Posso scrivere questa in generale? Se sì, quant'è R e quant'è alfa? La risposta è sì, posso farlo. Come? Beh, facciamo il percorso all'inverso. Supponiamo di avere questa espressione e di svilupparla. Formula per la somma di angoli. R sen alfa, sen x più alfa, pardon, è uguale a R per il seno della somma è seno del primo coseno del secondo più seno del secondo coseno del primo, quindi viene sen x per cosen alfa più sen alfa per cosen x. È chiaro? Se qualcuno vuole dei dubbi mi dica, mi raccomando. Tolgo la parentesi, cioè moltiplico per R e ottengo che R sen x più alfa vale, qui lascio i termini con la x per ultimi in ogni monomio, R cosen alfa per sen x più R sen alfa per cos x. Lo vedete? Ok. Adesso confronto questa espressione con quella di partenza. Lo riscrivo. Quindi ho A per sen x più B per cosen x uguale a R per cosen alfa per sen x più R per sen alfa cos x. Qui ho sen x e sen x e cosen x e cosen x. Voglio che questa espressione valga qualunque sia x. Questo è vero se il fattore A, che è quello che moltiplica sen x nella prima espressione, è uguale a questo. Il coefficiente di sen x qui deve essere identico a sen x qui. Quindi A deve essere uguale a R cosen alfa. Idem il secondo. Lo facciamo in fucsia. G deve essere uguale ad R sen alfa. B R sen alfa. E questi devono valere sempre. Ma A e B li conosco perché ho l'equazione davanti, mi vengono dati quando osservo l'equazione. Nel B io devo determinare qual è R e qual è alfa. Beh, qui posso utilizzare, per sapere R, la prima relazione fondamentale, perché se faccio il quadrato della prima più il quadrato della seconda, ho A alla seconda più B alla seconda vale R quadro cosen quadro alfa più R quadro sen quadro alfa, cioè R alla seconda. Quindi R è la radice quadrata di A alla seconda più B alla seconda. Mi resta alfa. Qui alfa è un angolo tale che se moltiplicato per R il coseno mi dà A, il seno moltiplicato per R mi dà B. Quindi a seconda del segno di A e B alfa si troverà nel primo, nel secondo, nel terzo o nel quarto quadrante, perché ripeto, coseno di alfa è il segno, posto che R è positivo, A è il segno del coseno e B è il segno del seno. Quindi se qui ho A e B
qui ho alfa, se A è positivo e B è positivo, alfa è nel primo quadrante. Se A è positivo e B è negativo, quindi coseno e seno, e coseno positivo, seno negativo, quarto quadrante. Se sono entrambi negativi, terzo. Se A è negativo e B è positivo, coseno negativo e seno positivo, secondo quadrante. A coseno, B seno. Ma il valore dell'angolo, beh, posso fare, io avevo fatto la somma dei quadrati, posso fare il rapporto. Per esempio, posso fare la seconda equazione diviso la prima. E ottengo B fratto A che vale R sen alfa diviso R cosen alfa, cioè la tangente di alfa. Quindi alfa vale l'arco tangente di B fratto A. Ok? Detto questo, posto che ho trovato R, posto che ho trovato alfa, torniamo alla nostra equazione, abbiamo R per il seno di più alfa è uguale a meno C. Vi ricordo che l'equazione era questa. Porto C a destra, diventa meno C. Quindi divido per R. È un'equazione elementare, quasi elementare. Quindi x1 più alfa è l'arcoseno di meno c su r, quindi x1 è meno alfa più l'arcoseno di meno c su r, e l'altra soluzione x2 sarà y meno x1. Se c su r è un valore notevole, trovo la risposta, cioè l'angolo associato notevole, oppure mi tengo l'arco seno o seno inverso di meno c su r. Ovviamente l'equazione ha soluzione se c su r è più piccolo di 1. No, non ci sono angoli che hanno un seno più grande di 1. Ok? Esempio. Facciamo un esempio semplice. Se di x più cos di x uguale a 0. Quali sono gli angoli che hanno somma di seno e coseno nulla? Confronto con l'equazione tipo di partenza, cioè A sen x più B cosen x più C uguale a 0, e ottengo che A vale 1, B vale 1 e C vale 0. A è il coefficiente del seno, B è il coseno e C è il termine noto che qui non c'è. Quindi il mio R vale la radice di A alla seconda più B alla seconda, cioè radice di 2, 1 più 1 fa 2, e alfa è l'arco tangente di B su A, cioè l'arco tangente di 1 fratto 1, di greco quarti. Si trova nel primo quadrante perché sia A che B sono entrambi positivi. Di alfa appartiene al primo quadrante. Ergo, io posso scrivere tutta questa parte, cioè sen x più cosen x
la scrivo come R, che è radice di 2, per il seno di x più alfa, che è 45, o più greco quadro. Quindi la mia equazione diventa radice di 2 per x più y quarti uguale a 0, perché se x più cos x uguale a 0. Ok? Divido a destra e a sinistra per radice di 2 e mi rimane se x più y quarti uguale a 0. Questa è quasi elementare, perché non ho sin x, ma ho sin x più pi greco quarti, poco male. Il seno di un angolo è nullo se l'angolo è o 0 o pi greco. Quindi avrò x1 più pi greco quarti, cioè il primo angolo, uguale a 0 più 2 k pi greco. Il secondo, x2 più pi greco quarti, uguale a pi greco più 2 pi greco. Ricordo che la mia incognita per adesso è x più pi greco quarti, avrei potuto chiamarla t, non fa niente, come preferite. Da cui x1 è meno pi greco quarti più 2k pi greco, questo è un 4, anche se è brutto, e qui x2 è pi greco meno pi greco quarti, cioè 3 quarti pi greco, più 2k pi greco. E queste sono le nostre soluzioni. Se l'angolo vale meno pi greco quarti o 3 quarti di pi greco, il seno e il coseno hanno somma 0, infatti proviamo a vederlo un attimo sul gesto goniometrico. Meno 3 quarti, meno pi greco quarti cade qui e 3 quarti di pi greco qui, sono soluzioni diametralmente opposte. Se il seno è meno pi greco quarti, il coseno e il seno hanno lo stesso valore, ma uno è positivo e l'altro è negativo. Diametralmente opposti, succede esattamente la stessa cosa scambiandosi di segno. Qui è il seno che è positivo e il coseno che è negativo, ma il valore è lo stesso, radice 2 mezzi, in entrambi i casi, ma con segni diversi, la loro somma è 0. Ok? Chiaro? Proviamo un altro. Quindi ripeto, le due soluzioni sono, la prima è 3 quarti pi greco e questa è meno pi greco quarti. Proviamo un altro. Confrontiamo anche questa con l'equazione tipo ax, a sin x più b cos x più c uguale a 0, abbiamo che a vale 1, b è meno radice di 3 e c è 0. Se vogliamo scrivere sin x meno radice di 3 cos x come r sin x più alfa, ci viene che r vale radice di a quadro più b quadro, cioè 1 più 3, quindi 2, a r è 2, radice di 4,
alfa, attenzione, A è positivo, B è negativo, il coseno di alfa è positivo, il seno di alfa è negativo. Quindi si trova in quale quadrante? Se ha un seno negativo e il coseno positivo? Nel quarto quadrante. Quindi posso prenderlo col segno meno, per esempio. Ok? Quindi abbiamo alfa è l'arco tangente di B su A, quindi arco tangente di meno radice di 3 fratto 1. Lo prendiamo come meno pi greco terzo, che si trova nel quarto quadrante. Oppure, se preferite, 5 terzi di pi greco, volendo prendere col segno più, comunque sempre nel quarto quadrante. Quindi la nostra equazione diventa 2 volte r uguale a 2 per il seno di x meno pi greco terzi uguale a 0. La riscrivo l'equazione. Se x meno radice 3 così x uguale a 0, la posso scrivere in questo modo. Divido per 2 e ottengo se x meno pi greco terzi uguale a 0. E questa è un'equazione quasi elementare. Bon, facciamo tutti i passetti. Chiamo t x meno pi greco terzi. E l'equazione diventa con t è uguale a 0, quindi t è uguale a 0 più 2k pi greco t1, t2 è pi greco più 2k pi greco. Ok? Tutto chiaro? Adesso a t1 sostituisco x1 meno pi greco terzi. Quindi ottengo x1 meno pi greco terzi uguale a 0 più 2k pi greco, cioè x1 è pi greco terzi più 2k pi greco. X2 meno pi greco terzi è uguale a pi greco più 2k pi greco mi dà x2 che vale pi greco più pi greco terzi, che è 4 terzi di pi greco, più 2k pi greco. E queste sono le mie soluzioni. Ok? Attenzione, funziona anche se alfa non è un angolo notevole. Sarà quello che sarà. Arco tangente di top. Ok? Possiamo fare qualche altro esempio. Vediamo questo per esempio. Tutto chiaro? Meno 1 uguale a 0. Questa volta c non è 0, confronto con a sen x più b cosen x più c uguale a 0, ho a che vale 1, b che vale 1 e c che vale meno 1. Se A è 1 e B è 1, l'abbiamo appena visto, dove era? Eccoli. R vale radice di 2 e alfa è pi greco quarti. Non sai che lo rifaccio un'altra volta. Quindi ho
problema, eccolo qua, R, ripeto, A è 1 e B è 1, R è radice di A quadro più B quadro, quindi radice di 2, e alfa, arco tangente di B su A, la tangente 1 sarà angolo pi greco quarti, tutti i due positivi, quindi primo quadrante, alfa pi greco quarti. Quindi, la nostra equazione, seno x più coseno x meno 1 uguale a 0, diventa radice di 2 per il seno di x più pi greco quarti, meno 1 uguale a 0, 1 posso portarlo dall'altra parte e ho seno di x più pi greco quarti, radice di 2, uguale a 1. Qui posso dividere a destra e a sinistra per radice di 2, solo che adesso a destra non ho 0, ma 1. E diventa seno di x più pi greco quarti uguale a 1 fratto radice di 2. Razionalizzando radice di 2 mezzi, che anche questa è un'equazione un angolo notevole, radice di 2 mezzi è il seno di quarti, la trascrivo dall'altra parte, ditemi se posso girare. Quindi andremo a dire che il seno di x più y quarti vale radice di 2 mezzi, questo lo chiamiamo P. Quindi se t è radice di 2 mezzi, se t1 uguale pi greco quarti più 2 k pi greco, oppure, seconda soluzione, 3 quarti pi greco più 2 k pi greco. Qui io ho lasciato implicitamente il cerchio goniometrico, radice 2 mezzi. Vale, qui la prima soluzione e la seconda, pi greco quarti, tre quarti di pi greco. Su questo sono andato veloce, ditemi se vado troppo veloce. Dopo aver trovato le t, soluzioni di t, trovo quelle in x. Per avere x basta che prendo t e gli tolgo pi greco quarti. Scrivo su un altro foglio, quindi ho x1 più pi greco quarti uguale pi greco quarti più 2k pi greco. Non ho fatto altro che riscrivere la prima mettendo al posto di t x più pi greco quarti, ho riscritto questa, e poi la seconda, quindi x2 più pi greco quarti è uguale a 3 quarti di pi greco più 2k pi greco. Per avere x1 tolgo pi greco quarti a destra e a sinistra, quindi ho x1 che vale 2k pi greco, e per avere x2 tolgo pi greco quarti a destra, 3 quarti pi greco meno pi greco quarti fa 2 quarti di pi greco per gli amici pi greco mezzi. E il gioco è fatto. Le soluzioni in x sono 0 più 2k pi greco o pi greco mezzi più 2k pi greco. Ok? Tutto chiaro? Quali sono i metodi alternativi? Ve li mostro solamente. Riscrivo l'equazione. Uno è il metodo grafico. Se x è l'angolo, se x è un angolo, abbiamo già visto che sen x rappresenta l'ascissa nel cerchio goniometrico, è l'ordinata nel cerchio goniometrico.
se x è l'angolo, ok, allora sen x è l'ordinata di un punto P individuato dall'angolo x, mentre cosen x è l'ascissa. Quindi questa rappresenteremo la y maiuscola e questa la y maiuscola in questo sistema di assi cartesiani, dove il punto P ha coordinate sen x e cosen x sul cerchio goniometrico. Di conseguenza questa equazione ax ay più bx più c è l'equazione di una retta, e quindi le soluzioni, questa è la retta R, vengono intersecando l'equazione ay maiuscolo più bx maiuscolo più c uguale a 0, e l'equazione della circonferenza x maiuscolo alla seconda più y maiuscolo alla seconda uguale a 1. Per cui dovete risolvere un sistema di secondo grado a seconda dei coefficienti a, b e c. Usciamo al metodo grafico. Le soluzioni possono esserci o non esserci. Se a, b e c sono tali che la retta è non interseca la circonferenza, non ci sono soluzioni. Ok? Oppure, metodo parametrico consiste nel sostituire al posto di sen x e cosen x le loro espressioni in funzione della tangente di x mezzi, per avere un'equazione in un unico parametro per la tangente di x mezzi dell'angolo metà. Anche quello può essere algebricamente ben più lavorato. Ok? Secondo me il metodo dell'angolo aggiunto è molto più semplice, è anche molto più comprensibile. Quanto tempo ci rimane? Boh, allora siamo qua, quindi fermo qua. È tutto chiaro?